Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui in un esperimento. È un video che in Italia non dovrebbe aver fatto ancora nessuno, salvo imprevisti e salvo sfighe varie. Cioè, se indovini il prezzo, te lo compro. È un video che ho scoperto per caso su YouTube America o World Wild e mi sono detto, ma perché non lo facciamo con Federica? Cioè, oggi siamo in un centro commerciale, andremo dentro adesso e cercheremo di bazzicare vari negozi. Se Federica riuscirà ad azzeccare il prezzo esatto di alcuni oggetti, quindi capi d'abbigliamento, tecnologie, scarpe, qualsiasi altra cosa, gioielli, io dovrò comprare tutto. Ragazzi, se questo video arriva a 30.000 like, rifacciamo questo video con qualcun altro e consigliatemi voi chi dovrebbe essere qua sotto nei commenti. Prima di entrare, io vi volevo annunciare che è uscita la nuova parodia Piango, la trovate qua sotto in descrizione e qua c'è un piccolo spoiler. Non ho i soldi per fare niente, ai ai ai. Mi sento proprio un pezzente, ai 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 ai. Mentre tu sei riccione, io sudo sul balcone. Bene. Adesso andiamo dentro. Allora, la prima tappa è una famosa catena di negozi di abbigliamento che non nomineremo perché non ci paga, Zara. E adesso andremo nel reparto femminile, il che mi dà sempre un sacco di gioia perché... Ma poi ci possiamo anche una. Mi diverto veramente tanto. Ma non mi metti a fuoco sta cazzo di telecamera. Ora sì. Federica in questo momento sta scegliendo qualche capo da andare ad adocchiare. Appena hai scelto, dimmelo. Scusami, come siete telefono a questo. Questo quanto costa secondo te? Scusami, devo indovinare pure centesimi. Cioè, grazie al cazzo, se no è troppo facile. Porca miseria. Quanto potrebbe costare questo pantalone nero? Sparo 19,90. 29. No, 25,95 Federica. Che peccato. Mi serviva. Prossimo oggetto. Frenetica in questo malloppo di vestiti va avanti. Ma lei non si arrende. Ma questo non l'hai vinto. Non te lo posso comprare questo. Vabbè. Non ha capito le regole del gioco evidentemente. Allora, questa camicina mi piace. Non vedo però quanto è il prezzo da qua lontano. Quanto costa? Vieni qua. Allora, questa c'ha la faccia 25. Come prima 25 qualcosa. 25 qualcosa. Allora Giorgio, mi piace questo pantalone bianco. Mi allontano così non vedo il prezzo. Sì, chiudo gli occhi. Vabbè, tanto non vedo niente. Aspetta, c'è un problema. Ok. Non cercarteli. Ah, c'è. Allora questo secondo me sale di prezzo un po'. Ok. 39. Ci sei andata vicinissima, cazzo. No, in realtà. Ma veramente è un cazzo. 49,95, quindi dai, 50 euro. Federica, devi impegnare un po' di più però. Ho capito, che lavoro da Zara. Il 2x3 sei da Zara. Che prezzo. Risultato primo negozio, deludente. Federica non ha indovinato nemmeno un capo d'abbigliamento. Ergo, andiamo in un altro negozio. Un sorriso, Federica. Ancora siamo all'inizio di questo video. Potresti vincere qualcosa. Allora ragazzi, siamo spostati da Stroilio Oro e Federica già ha degli occhi che brillano di luce propria rispetto a dei semplici vestiti. E c'è la speranza, la speranza. E ci hanno messo qui sul tavolo 5 oggetti diversi, quindi sono 4 catene, giusto? Ciondoli e ciondoli un paio di orecchini. No, questo è un ciondolo però. Collane. Vabbè, collane, 4 collane e un paio di orecchini. Ora Federica, hai l'occasione della tua vita, non ti ricapiterà mai più una cosa così. Hai 5 possibilità. Cerchiamo di dare anche delle spiegazioni in modo tale che allora vediamo che succede. Allora io partirei da questo. Okay. Dagli orecchini. Okay. Che sono quelli che brami di più in realtà. Ok, allora, quanto potrebbero costare questi orecchini? Posso fare la mia considerazione? Certo, devi. È abbastanza semplice, quindi secondo me non ha un costo particolarmente elevato. Mm-hmm. Credo che sia d'argento comunque. Quindi penso che si aggiri sui... No, mi devi dire il prezzo preciso, si aggiri... 39. 39,00? No, i centesimi no, dai, è buono. Oh no, sì, ciccia, 39,00. Vediamo. 44 gatti e 90. Vabbè, hai ancora altre 4 possibilità. E chi sì? E questi ce li siamo giocati. Passiamo alla catenazza questa da A-Team. È un bracciale, sì, un bracciale. Ah, è un bracciale, vedi, pardon. Vabbè, io devo uscire i soldi, non devo fare... Allora, anche questo è d'argento. Questo è d'argento pure. Aspetta che faccio un'inquadratura da vicino. Guarda come brilla. D'argento. Questo starebbe bene al tuo... Si chiedere aiuto da casa. No. Esatto. Aiuto da casa non si può chiedere. Un aiuto già me l'ha dato, te lo sto dicendo. Allora, secondo me allora, cioè, non facciamo coalizione femminile perché io ho qui altri enti. 67. 67? Mica, se 67 devo andare a fare un mutuo.
Vediamo. No, 67. Vediamo. Madonna. 89,90. Ci sei andata molto, cioè no, vicina no, però tieni testa alla tua nomea di scarsa. Ok, ultimi tre ciondoli, Federica. Allora no, questo secondo me è un po' meno. Questo è un po' più sottile, sempre argento. Non lo so, dimmi tu. No. Allora mi metto da qua perché così. Allora, aspetta, no, perché noi ci guardiamo? Non barare, scusami, che gioco è? Poi lo facciamo al contrario e me ne vado alla Rolex, però. Allora, non lo possiamo fare. Allora, secondo me questo. Sì. I centesimi non te li dico. Giorgio, i centesimi è impossibile, già se voglio di 40 euro ogni volta. Dai, va bene, i centesimi non me li dire. Allora, secondo me questo sulla ventina, perché comunque è molto sottile questa catena. È molto sottile questa catena. Ok. 24. Dice 24 potrebbe essere, però sai. 25. Secondo me però sei troppo bassa. Vediamo. Okay. 3, 2, 1. 24 e 90. Meno male che centesimi miei abbonati. 24 e 90, ragazzi. Meno male che non ho detto. Vabbè, 25 me li abbonavi pure, dai. Allora io adesso pago 24. E i 90 centesimi ce li metti tu. 24,90. Non ci credo, cazzo. Vabbè, dai, una l'hai indovinata però. Ho trovato pure quello più carino. Hai visto? Bene, dopo aver fatto la copertina, che almeno cerchiamo di rientrarci da questa. Una l'hai indovinata. Esatto. Vediamo gli ultimi due, perché potrebbe essere anche che facciamo il colpaccio. Allora, qua secondo me si sale nuovamente. Sì. Però. Minchia Federica, ti prego non li indovinare questi. Allora, questo è molto simile in realtà. Quindi se questo è 24, ma è il bracciale. Guarda che calcoli che si sta facendo. Qua questa ce ne andiamo in bancarotta. Questa è la collana. Sì. E quindi se questo è 24, questa sarà 40. Stranamente l'entusiasmo è sceso alle stelle. Ora devo pagare. Ok, 24. Sì, carta. Che vuoi? Mi hai invitato per fare questo video. Incredibile, lontanissimo, ho messo il telefono. Al momento di prendere soldi l'iPhone c'ha una portata allucinante. Continuiamo. Oh, sto contento per fare sta sfilata. Esatto. Ridiamo, contenti, bel video. Bravo Murri, sempre le più innovative ti vai a scegliere. Siamo arrivati nel quello che spero che sia l'ultimo negozio, perché altrimenti veramente questo video potrebbe finire male. Devo fare tu questo video e ora te la voglio. Il negozio di tecnologia purtroppo è sfumato perché non ci hanno fatto fare le riprese dentro. Adesso siamo la prima donna perché Federica vuole un paio di scarpe. Ma questo paio di scarpe se lo dovrà meritare, guadagnare. Quindi adesso passo la telecamera a te, io scelgo alcuni prototipi e tu dovrai indovinare il prezzo di queste scarpe. Sei pronta? Sì. Dipende che è blu. Questa così ti piace? Non ti piace? Questa così nera? E come la vuoi che te la prendo? Come la preferisce la vostra signorina? La vuole color tortora? Qua, che va di moda. Questa è la prima. Questa? Sì. Non l'ho vista. È la special price. È special price. Che vuol dire? Costa di meno. Allora, ho preso già due articoli, adesso devo scegliere l'ultimo. Visto una scarpa. Una borsa, andiamo su un vestito. Così ti facciamo proprio la cosa finale. Tu questo non te la metti, vero? Decisamente no. Era carino questo. Sì, mettitelo tu. È estivo. Scusami, prima donna è per scarpe, giusto? Due scarpe e una borsa. Rosse? Rosso passione? Rosse, dai. Rosso passione. Per te oggi ho selezionato questi tre articoli. Sì. Queste spero mi facciano fare il clickbait di questo video. E sono tra l'altro quelle special price. Wow. Se vinci questa sei incredibile. Guardate, però io non so qual è lo special price. Non conosci il prezzo? No, c'è scritto il prezzo, ma non so qual è poi il scontato. Vabbè, tu mi devi indovinare il prezzo pieno. Ah, ok, dobbiamo fare scambi telecamera. Sembrano non sono due destre, sono diverse tra l'altro. Questa c'ha la cucitura qua e questa no, quindi poi dobbiamo vedere quale vinci. Quindi allora scelgo questa decido. Questa indovino. Ok, allora questa la posiamo. Allora queste sono tipo le Balenciaga. Le Balenciaga per te, diciamo. Devi no, quelle che mi posso permettere io. Quindi devi decidere, allora, devi capire il prezzo. Cioè price, mi hai detto che è scontato. Dovrebbe essere a metà prezzo, ma tu mi devi dire il prezzo pieno. 59. 59, Federica. Assai mi pare, vediamo.
ci sei andata lontanissima. Una merda proprio. 39,99. Federica, le Balenciaga, le abbiamo perse. Il clickbait di questo video. Vabbè. Ma vergognati. Prendile che ti faccio un frame che potrebbe servirmi. Guarda me. Perfetto, grandissimo. Questa scena non la taglierò completamente. Andiamo a questa borsa, secondo articolo. Questa è carina, spero di indovinare. Quanto potrebbe costare questa borsa, Federica? Dai, vincila almeno un'altra cosa. Questa è sul 30. Prezzo. Oh, io non capisco io non capisco come mai in ogni negozio che andiamo hai le aiutanti. Quant'è? Veloce che mi sta morendo la telecamera. 29, vediamo. Volevo dire 30, vabbè, però 29,99 e 30 è uguale. Però 29. Ciao, top. Queste le possiamo, tanto non serve. Eh no, questa è già hai vinto. Quante cose devi vincere? Va bene, dai, dimmi quanto è costato. Veloce, veloce, sta morendo dalla camera. 3, 2, 1. 29. E qua non c'è il prezzo. Quant'è questa? 39, mi dicono dalla regia. Peccato, Federica, però hai vinto una borsa. Che come si suol dire, male non fa. Male non fa. Benissimo. Passiamo al pagamento. Alla grande. Sempre più contenti di questo video, vero Federica? Ah, io anche ogni giorno. Da rifare. Esatto, perfetto. Ecco. Carta. Visto, 29,99, 24,90. Dai, anzi. Uno più uno fa due. Anzi. Un ripaga sempre. Che cosa vuoi? Alla tua. Ora però ce ne andiamo a casa. Tutto è bene quel che finisce bene. Questo episodio di Se indovini il prezzo te lo compro finisce qui, con un doppio acquisto per Federica. Quindi un primo episodio positivo. Se il video è piaciuto ragazzi lasciate un mi piace. E soprattutto se questo video arriva a 30,000 like lo rifaremo con un'altra persona. Ma sarà sempre Murri a spendere. La parodia in descrizione. Anche il sito di Bulk Powders, così magari ci rientro di queste spese. Che burro questa parodia, Giorgio. Grazie Federica. Ci vediamo al prossimo video.